Allora, ricominciamo a parlare di Liano dopo un certo periodo di pausa, almeno sul mio canale. Vi avevo detto che avrei ricominciato a parlarne quando sarebbero uscite cose un po' oggettive e le strane fantasie che girano in rete non le considero oggettive. Adesso è uscito qualcosa di nuovo, importante, che in pratica sembra che sia morto il 14 dicembre. Torna in voga questa possibilità che per me era l'unica, ma mi va bene ovviamente che meglio tardi che mai torni. Perché adesso parliamo di questo. Poi ci saranno anche un paio di altri argomenti per cercare di svelare alcuni misteri, ipotesi su alcuni misteri che sono emersi, ce ne sono davvero troppi nel caso di Liliana. Allora, in pratica hanno scoperto gli scienziati, insomma tecnici vari, hanno fatto anche un summit, proprio un incontro, che c'è un microclima nel boschetto già di Nesle, l'ex OPP, e la temperatura è circa 5 gradi più bassa del resto della città di quella zona e diciamo anche delle centraline che sono quelle che registrano la temperatura e che poi forniscono il meteo storico. Qua ci parlava di circa 9-10 gradi in quel periodo, in quel dicembre. Con 5 gradi in meno andiamo verso 4-5 gradi nel boschetto. E questo sembra essere sufficiente perché è una temperatura molto simile, quasi identica, a quella usata nelle camere mortuarie per conservare bene i cadaveri. Ora, parliamo delle solite obiezioni. Uno dice sì, ok, però quello può conservare meglio il corpo in senso generico, ma qua si parla di putrefazione, eccetera, non è possibile che siano sufficienti 4-5 gradi per mantenere perfettamente un corpo senza alcuna degenerazione. È vero, sicuramente è vero, però io ve ne avevo già parlato qualche video fa, vi riporto, vabbè, questa è la copertina del manuale di medicina forense, se volete ritrovarlo uguale, il PDF si trova online. E poi in pratica qui cosa che si dice? A livello della putrefazione, del gas putrefattivi, si parla della putrefazione che incomincia da 10 gradi centigradi in su, più in alto. Questo vuol dire che quando è sotto i 10 gradi non c'è la putrefazione che crea i gas putrefattivi, che poi possono essere visti anche dalle TAC. Questo per me basta. Poi per quel che riguarda il discorso, ma ok, magari non la putrefazione vera e propria, ma altre degenerazioni ci saranno con 4-5 gradi, ok, non ne dubito. Ma che importa? Cioè che importa l'analisi, l'autopsia di Costantini, eccetera, eccetera, ha fatto quel test, ha parlato di quell'aspetto. Non si vedono gas putrefattivi, che strano, deve essere morta da poco. In realtà scopriamo da testi ufficiali di medicina forense che se la temperatura è sotto i 10 gradi, e qua si parla di 4-5 gradi, quindi abbondantemente sotto, non si forma, non incomincia la putrefazione. Altre degenerazioni possono esserci? Sì, ma non sono stati fatti esami nell'autopsia per verificarle, non lo sappiamo. Per cui per ora ci può andare bene così che potrebbe veramente essere stato semplicemente il microclima a conservarla a lungo. Poi, per quel che riguarda l'altra obiezione, come mai non ci sono i morsi degli animali, eccetera, io vi ho detto la mia teoria, io non credo affatto che lei sia rimasta lì dal 14 dicembre. Il suo corpo è stato portato lì poco prima del ritrovamento, alcuni dicono il 30, l'1, il 2, il 3. Io dico più il 30 dicembre, la sera, perché ci fornisce l'indicazione Belen, che non è la, mio, come si chiama, la showgirl, diciamo, ma è la cagnolina della signora Nadia, che ci ha parlato di un'agitazione del suo cane, in certi giorni sì, in certi no, e l'analisi viene fuori che la sera del 30 dicembre potrebbe essere portato il corpo, e poi dal 31 è cominciata ad agitarsi la cagnolina, quando poi portano via il corpo, il 5, smette di agitarsi, quindi corrisponde. E per quei pochi giorni non credo che ci fossero tutti questi animali selvatici, abbiate pazienza, cioè ci sarà magari la possibilità in teoria, però non è che sia come la giungla per cui lasci lì un giorno e già lo trovi sbranato. Faceva freddo, era coperto di sacchi di plastica e per me ci sta tutto che non siano arrivati tutti questi animali in quei pochi giorni. Io poi resto dell'idea anche che è stata pure congelata prima e dopo portata lì congelata, che sia stato confuso il rigor mortis con il congelamento. In realtà, e fra l'altro in questo stesso manuale che vi faccio vedere la cover, si parla anche di questo, di come sia probabile, facile confondere il congelamento finale
quando non trovi i ghiaccioli attaccati, ma all'interno è congelata, quella rigidità nello spostamento delle articolazioni può essere dovuta al congelamento interno. Per cui quello per me spiegherebbe, diciamo, tutto. Sbrigato un po' in fretta dicendo la verità questa notizia, che è interessante, ma più che dire questo e ripetervela non so cos'altro dire se non dire sono d'accordo, molto d'accordo, è morto il 14 dicembre, difatti. Parliamo invece di dedicare ad alcuni misteri, perché qui in questo caso è una specie di gara a chi trova stranezze, anomalie o fa ipotesi strampalate. Con il risultato che per me in alcuni casi è proprio malafede, cioè disinformazione, si vuole creare il caos, così non si capisce nulla, indovinate un po' chi è che ci guadagna nel caos, ci guadagna il colpevole. Ora, io non voglio neanche stare dietro alle mille strane, bizzarre teorie che sono nate, vi posso solo accennare che molte le ho sentite anche perché vanno a raccontare alle mie collaboratrici per farmelo sapere e non ho parlato, ho detto una parola perché erano strampalate, assurde. Vi cito solo un paio di queste in modo affrettato per farvi capire a che livelli siamo, per farci quattro risate. Una piuttosto vecchia era secondo cui Fulvio aveva incontrato Liliana il 30 dicembre, non lo so, al Boschetto, perché ovviamente è il Salotto Buono di Trieste, e ci sono anche delle foto che però non ci fanno vedere. Quindi Fulvio, che non aveva grandi opportunità di incontrare Liliana da viva, la incontra invece da morta. Interessante come teoria. Ce n'è un'altra che è un po' più recente. Vi ricordate quel giorno della pace, no? Tra Claudio e Sebastiano, sancito con una stretta di mano solennemente dagli studi televisivi di quarto grado, che è un po' una sorta di versione televisiva dell'ONU. E in effetti gli accordi di pace durano quanto quelli dell'ONU, perché poi che qual è il retroscena inventato di sana pianta, ma che mi hanno raccontato? Che dopo quella grande amicizia Claudio e Sebastiano cominciano a uscire da soli insieme, vanno per bar, per pub, poi però succede una cosa che va storta, litigano e si picchiano proprio, capito? Si lanciano le sedie, queste cose qua. C'è anche un video a dimostrarlo, ma il video non ce lo fanno vedere. Peccato, perché sarebbe stato come una specie di film di Bud Spencer e Terence Hill, con il lancio delle bottiglie, queste cose qua, no? Che si ride anche. Niente, sono storie così che girano. E io non ve l'ho mai raccontato, oggi lo faccio solo per farci quattro risate. Ma non me ne occupo seriamente. Mi occupo invece magari di sfatare misteri un po' più concreti, basati su cose emerse dalle indagini, dagli atti. A volte mi sono occupato anche di teorie un po' nate in rete, ma anche portate in televisione, come dicevo. Per esempio quella secondo cui quella che esce quel giorno, vista le telecamere, non è Liliana. Me ne sono occupato, ne ho parlato in un video. Comunque, di quello me ne sono già occupato in un video. Adesso, in caso, parliamo di altre cose un po' più concrete, magari. Qui ce n'è una prima che vorrei affrontare, che è quella della stranezza che sembra che il nome associato al numero di Claudio Sterpini nel telefono iPhone di Liliana compaia e scompaia. Cioè, prima si chiamava Aldo, quel numero, poi viene tolto, poi ricompare come Claudio Sterpini. Cos'è sta roba? C'è poi un altro mistero che sarebbe separato, ma io li tratto insieme perché questa ipotesi risolve tutti e due i problemi. Quello di quella telefonata alle 10 qualcosa del mattino, mentre il telefono era a casa Liliana, in via Verrocchio, ma non c'era Liliana e non c'era neanche Sebastiano. Ciò nonostante si è scoperto, è una storia vecchia questa, che c'è una telefonata di Claudio e la telefonata passa alla segreteria telefonica troppo rapidamente, dopo pochissimi secondi, che è anomalo. Anche quello è un mistero e qualcuno pensava magari c'era qualcuno lì nell'appartamento che ha interrotto la chiamata quando ha sentito suonare. Adesso vi parlo di una teoria, che è un'ipotesi, che potrebbe risolvere entrambi questi due misteri in un colpo solo. Allora, veniamo a questo mistero. L'ho appena introdotto, ma lo reintroduco per il capitolo. Si è scoperto che in passato era associato al nome Aldo il numero di Claudio Sterpini nel telefono di Liliana. Poi, quando poi scompare Liliana e si guarda il telefono dopo la sua scomparsa, non è associato a nessun nome e appare come un numero anonimo. Ma poi passa ancora un po' di tempo e viene fuori che è associato al nome Claudio Sterpini. Una cosa molto strana. Ora qui c'è un'ipotesi che potrebbe chiarire tutto. Questa ipotesi, fra l'altro, proviene più che altro da Elena, diciamo la verità, e quindi ringrazio Elena, ovviamente, così mi ricordo di ringraziarla. Lei, fra l'altro, ha un iPhone, quindi ha potuto anche verificare certe impostazioni dell'iPhone, per cui la ringrazio molto e anche per l'idea che ha avuto.
Ringrazio per questo proposito anche Maddalena, che è sempre molto attiva e proficua e prolifica nel caso di Liliana. E dato che ci sono, ringrazio anche Matteo Vinatieri, dottor Vinatieri, che non è che tecnicamente faccia parte del mio team, però ci sentiamo a volte su WhatsApp e mi ha spesso dato informazioni che ha trovato, oltre che idee interessanti, e mi ero dimenticato di ringraziarlo. Fra l'altro, mi sembra nell'ultimo video di Yara avevo proprio dimenticato, me ne scuso, lo ringrazio adesso. Ho temperato, diciamo, la faccenda dei ringraziamenti, entriamo nel discorso. Qual è l'ipotesi? Questo fatto di associare il numero a un nome oppure no è un po' strano, anche se venisse fatto dalla stessa Liliana. Ma c'è un'ipotesi. Elena ha trovato questa impostazione nell'iPhone, qua vi faccio vedere uno screenshot della spiegazione, che è molto utile. Io vorrei averla anche su Android, non credo che ci sia, magari con qualche applicazione, chissà. Questa impostazione, in pratica anti-spam, anti-rotture di scatole, come funziona? Che quando un numero non è associato a un nome in rubrica, cioè diciamo è sconosciuto dal tuo punto di vista, se attivi questa opzione, le telefonate di quel numero non faranno suonare il telefono, quindi la pace, ma verrà mandato subito in segreteria telefonica la telefonata. Questa è l'idea, è ideale perché quando suona il telefono e vediamo un numero sconosciuto abbiamo il solito dubbio: rispondo o non rispondo? Se rispondo, insomma, 9 probabilità su 10 che sia il solito scocciatore di spam, di call center che ci chiedono di cambiare questo, di cambiare quell'altro, cioè di fare nuovi contratti con qualcuno, qualche azienda. E bisogna sbarazzarsene e non vogliono mai mettere giù. Se d'altronde non si risponde, il rischio, anche se non probabile, è quello che sia una persona importante davvero per te, ma di cui non è ancora il numero in rubrica. A me è successo qualche tempo fa per il caldaista, un idraulico, ma non caldaista, era venuto a vedere dei problemi, mi ha detto ti chiamo io un caldaista, però non mi ha dato il suo numero. Diversi giorni dopo, io me ne ero quasi dimenticato, mi arriva una telefonata da un numero che non conosco, pensavo fosse un call center e non rispondo. Poi per fortuna questa persona è andata a dire al mio amico idraulico perché non mi risponde questo tizio. Il mio amico idraulico mi ha telefonato e mi ha detto rispondigli, e allora ho risposto. Ma c'è anche quel rischio. Con questa opzione invece cosa accade? Che tu i numeri che non hai in rubrica non ti fanno neanche suonare il telefono, però si attiva per loro la segreteria telefonica. Se è uno che vuole veramente parlarti, lascerà un messaggio che poi tu dopo potrai ascoltare e richiamarlo. Quelli dei call center non credo che lasciano i messaggi pubblicitari in segreteria e comunque te ne accorgi e non li richiami, quindi un'opzione bellissima. L'idea è che Liliana avesse attivato quella opzione all'inizio solo per evitare i call center, diciamo, gli scocciatori sconosciuti, ma poi ha capito che poteva essere un bel sistema anche per filtrare le telefonate, cioè applicare dei criteri a seconda di chi chiama. Così ha pensato: se io non voglio che Claudio mi chiami quando magari sono nelle mie gitarelle per sauna, eccetera, con Sebastiano, devo solo togliere il nome, in quel caso era Aldo, da quel numero. Se Claudio telefona, perché si dimentica il nostro patto di non chiamare lui per primo, il telefono non suona neanche. Però dopo io ricevo un messaggino, tipo SMS, che mi dice c'è un messaggio segreteria telefonica e me lo ascolto con calma, magari quando non c'è Sebastiano. Per me funzionava così: quando lei non voleva ricevere telefonate di Claudio, toglieva il nome dal suo numero. Quando era disponibile, lo rimetteva questo nome. In quest'ottica, quella mattina può avere un senso che lei prima ci avesse il nome associato e poi, prima di uscire, e stranamente, ma sembra questo che sia accaduto, lasciare il telefono a casa, è una di quelle situazioni in cui è meglio applicare quel trucchetto, perché lei pensa: io esco e lascio il telefono a casa, Sebastiano magari torna a casa prima di me, se poi Claudio mi chiama, suona il telefono a casa mentre non ci sono e c'è Sebastiano, risponde lui. E allora ecco l'idea: tolgo ancora il nome, così non suonerà il telefono ma finirà solo in segreteria. Adesso vedremo che c'è ancora qualche precisazione da fare, perché non sembra che quadri tutto. Ma prima vi voglio parlare anche di quello che è l'altro mistero: come mai quella mattina, quando il telefono dovrebbe essere a casa da solo in via Verrocchio, Claudio telefona e entra in segreteria subito? Beh, ovviamente la spiegazione è quella appena fatta. Visto che era stato tolto dalla rubrica il nome, scatta quell'opzione e va subito in segreteria. Da notare che c'è stato anche chi ha ipotizzato, vedendo questo tabulato,
in cui c'è un 32 tra il prefisso internazionale e il numero vero e proprio, che Claudio avesse usato una possibilità che fornisce Wind3, che se tu precedi, fai precedere il numero che chiami, il 32, questa telefonata andrà in segreteria invece che far suonare il telefono. Ok, è interessante, è vero che può succedere questo, però non è molto ragionevole che Claudio, quando è allarmato per la mancanza che non arriva Liliana all'appuntamento, voglia deliberatamente mandarlo in segreteria, che è quello meno tempestivo come telefonata. Non è molto ragionevole. E sì, infatti c'è un'altra spiegazione. Questa codifica del 32 non è solo di Win3, c'erano tutti i gestori telefonici, e avviene in automatico quando una telefonata, per qualunque ragione, va in segreteria telefonica. È una codifica interna per poter dire mandare in segreteria questa telefonata. Questo vuol dire che, anche se il motivo è diverso da quello del 32 scritto davanti, ci sarà quel 32 tra il prefisso internazionale e il numero in questo tipo di tabulati. E quindi ecco perché c'era quel 32, solo perché è andata in segreteria telefonica quella chiamata. Per l'opzione di Liliana, del telefono di Liliana, e non perché Claudio avesse anteposto il 32 al numero, che non avrebbe avuto molto senso, se ci pensiamo. Parliamo adesso però di alcune cose che potrebbero ancora non quadrare, in modo particolare, ok, finché Liliana ha in mano il suo telefono, lo associa ad Aldo il numero, prima di uscire lo toglie e lo lascia come numero sconosciuto, ma poi dopo, come mai ricompare un nome associato a quel numero dopo che Liliana è già scomparsa, è in pratica già morta? Dopo uno o due giorni, anche di più forse. Qui non lo so se è stato detto in modo ufficiale, perché sappiamo che Sebastiano ha grossi problemi di memoria, ma per me è intuibile che sia stato Sebastiano ad associare a quel numero Claudio Serpin. Quando lo ha scoperto? Perché le telefonate tra i due sono sempre state un po' burrascose. E fra l'altro mi viene in mente adesso che c'è un'altra cosa che potrebbe non quadrare con la teoria appena detta in apparenza. Comunque, riguardo al nome, lui a un certo punto ha fatto una prima telefonata via WhatsApp, Sebastiano a Claudio, e Claudio non ha risposto. Ma qualche giorno dopo ci riprova, perché è un numero sconosciuto, Sebastiano era incuriosito da questo numero. Questa volta Claudio risponde. Nessuno dei due si ricorda che cosa si sono detti. Va bene, ci sta, perché erano momenti convulsi e probabilmente non era poi così eccezionale come telefonata, ma almeno una cosa si può intuire che sia accaduta: le presentazioni. E quindi Claudio ha detto: io mi chiamo Claudio Stepin. A questo punto, dopo la telefonata, è ragionevole che Sebastiano abbia pensato: aspetta un po', che adesso mi ha detto come si chiama, vado in rubrica e associo questo numero Claudio Stepin, così me lo ricordo per il futuro. Questo è perché compare ancora più tardi un nome. È stato Sebastiano a metterlo dopo che ha scoperto che quel numero corrispondeva a Claudio Stepin. Mi è venuto in mente adesso però che c'è un'altra anomalia nella teoria appena fatta. Se Liliana attiva questa impostazione, diciamo così, togliendo il nome associato al numero prima di uscire, come mai poi quella giornata lì accade che Claudio telefona al numero di Liliana, il telefono suona e Sebastiano risponde? E Sebastiano risponde, ma Claudio poi non parla, fa la scena muta e mette giù. Questo è dovuto al fatto che quella impostazione funziona solo con l'iPhone e non con Samsung, e anche con l'iPhone solo con le telefonate normali, audio diciamo così, e non quelle WhatsApp. Le telefonate WhatsApp hanno tutto un altro standard, comunicano tramite dati e in pratica non sono regolamentate dall'opzione appena descritta. Per cui la mia ipotesi è che quando Claudio quel giorno telefona e Sebastiano sente suonare il telefono, o era sul Samsung o era una telefonata WhatsApp sull'iPhone. E così diciamo che può quadrare un po' tutto questo fatto del mistero del nome che compare e scompare e anche della segreteria telefonica che si avvia troppo rapidamente. Allora, adesso parliamo di un argomento che purtroppo, e mi dispiace davvero, a molti interessa poco. A me interessa molto perché sono cose estremamente strane. Più una cosa misteriosa, più mi affascina. E c'è un mistero assurdo, un'occasione persa durante le indagini, cioè sono state prese le telecamere degli autobus, non di tutti gli autobus, di quelli che passano per il quartiere di San Giovanni e in modo particolare per Piazzale Gioberti, dove si sapeva, si intuiva, visto il percorso, che sarebbe andata Liliana. Anche e soprattutto dalle telecamere della scuola di polizia, che già si era capito lì. Ora, che succede? Viene presa le telecamere del 6, la linea 6, della linea 9 e non vengono prese la linea 12.
tutto molto tecnico. Anzi, a questo proposito vorrei ringraziare la signora Katia, spero di ricordarmi il nome a memoria, abbiate pazienza, in questo momento non ce l'ho davanti, Katia K, che è di Trieste, che è stata molto gentile nel fare un commento molto lungo, in cui vabbè, prima parla del wifi, ma dopo spiega in modo dettagliato come funziona con questi autobus, in modo particolare con la linea 12. Qua vi faccio vedere appunto il suo commento, che è molto lungo. Solito trucco, se volete leggerlo tutto, fermate il video e lo leggete con calma. Io vado avanti, ringrazio appunto Katia, perché appunto mi ha dato informazioni che confermano un po' le mie idee. La mia idea è che in pratica non aveva alcun senso non prendere la linea 12 come immagine, perché era quella con maggiore probabilità di essere proficua, in quanto oltre al fatto che c'era lì in piazzale Giobetti in quel momento quando passa Liliana, inquadrata dall'autobus della linea 6, vorrei ricordare, e quindi già quello ci dà conferma che anche la 10 lo vede, almeno in quel momento, vedendolo più da vicino, che sarebbe utile anche quello, nel caso ci fossero stati dubbi se era lei o meno. Ma poi, come ci spiega la signora Katia, l'autobus che cosa fa? Già in questa immagine si vede che sta uscendo dalla fase di parcheggio. Poi gira intorno alla chiesa, passando a sinistra in questa immagine, e si trova dietro la chiesa, dove guarda caso sta andando anche Liliana. Quindi altamente probabile che la inquadri di nuovo, in modo particolare, sarebbe molto interessante, voi capite, se Liliana si fermasse dietro la chiesa con qualcuno o per altre ragioni. Quindi le immagini migliori non vengono prese, ma è estremamente strano, perché il criterio prendiamo gli autobus, le immagini degli autobus che passano per piazzale Gioberti o per il quartiere di San Giovanni dicono linea 12 prima di tutte le altre, perché è specializzata nel quartiere di San Giovanni, gira solo lì in pratica, mentre la linea 6 e la linea 9 girano anche più a sud, diciamo. Come si spiega questo mistero? Una distrazione non è possibile, vista la grande attenzione, le indagini, eccetera. È un mistero e anch'io non riuscivo a risolverlo. Poi mi è venuto in mente, sentendo un'intervista in cui proprio qualcuno, il primo che ha notato questa anomalia, e si parla del direttore di Trieste Prima, che è intervistato da Tele4, sottolinea questa anomalia, che non risulta dagli atti che siano state prese le immagini della linea 12, che è molto strano perché è molto lì vicina, come dice. L'avevo visto quel video ovviamente, ma all'inizio mi era sfuggito un dettaglio, una sorta di suggerimento. Adesso vi rifaccio vedere quell'intervista e vediamo se anche voi, a questo punto però è facile, vi accorgete del suggerimento che viene da questa breve spezzone dell'intervista. Premesso che chiaramente gli investigatori inquirenti stanno lavorando e insomma dobbiamo avere anche grande rispetto nei confronti di chi poi vuole arrivare alla verità, leggendo il faldone ci sono alcuni punti che insomma non mi sono particolarmente chiari. Il faldone si legge chiaramente la lista delle linee che sono state acquisite, cioè delle telecamere delle linee che sono state acquisite, e dal mio punto di vista manca la linea 12. Liliana, dalle immagini della linea 6 che la riprendono passare attraverso Piazzale Gioberti, passa molto vicino alla linea 12, ma la linea 12 nella lista delle linee non c'è. È vero che non tutti gli elementi raccolti sono stati inseriti nel faldone, ma il cronista si pone una semplice domanda. Mi chiedo a questo punto come mai e perché un passaggio del genere, che non restituisce chiaramente la verità a quello che è successo, ma quantomeno avrebbe potuto dare magari determinati elementi utili ai fini di indagine. Avete colto il suggerimento? Proviene, purtroppo qua non so il nome, ma da una giornalista, suppongo di Tele4, la voce fuori campo femminile, che commenta il dubbio del direttore di Trieste Prima e dice: è vero però che non tutti gli elementi raccolti sono stati inseriti nel faldone. Ora, cosa vuol dire questo? In effetti dice qualcosa di preciso. Lo aveva detto la procura quando il giudice Dainotti, rifiutando l'archiviazione, ha fatto anche una serie di punti da approfondire. E a questo punto la procura ha guardato questi punti e ha detto sì, ok, li faremo, però in realtà molti di questi li avevamo già fatti, ma non li abbiamo inseriti negli atti. Hanno fatto questa analisi senza scriverlo negli atti.
La giornalista di Tele4 quindi ipotizza magari successa la stessa cosa. È un'ipotesi interessante. È un po' strana, devo dire, ma come quando si dice tra due mali scegliere il male minore, tra due stranezze vediamo di scegliere la stranezza minore, perché alla fine il non prendere quelle immagini è impossibile, non ha alcun senso questa dittazione. Qua invece c'è un'ipotesi che è interessante. Quindi secondo questa ipotesi in realtà hanno preso quelle immagini e poi cos'è accaduto? Non hanno portato nessun risultato e per questo non ci sono negli atti? Analizziamo meglio questi problemi, perché questa ipotesi è interessante ma rimane piuttosto strana e ci sono alcune anomalie che dobbiamo cercare di chiarire per poterla accettare. Il punto qual è? Che se veramente il criterio è quando non dà frutti non lo inseriamo negli atti, non sembra applicarsi bene, perché c'è scritto che è stata presa la linea 9 degli autobus, che non ha dato nessun risultato, non si vede Liliana nella linea 9, nelle telecamere della linea 9. In quelle della linea 6 si è vista, che poi questa immagine qua è ripresa dall'autobus della linea 6. Ma se il criterio è quando non si trova nulla non lo mettiamo negli atti, perché c'è scritto che la linea 9 è stata presa quando non ha dato alcun risultato? Allora forse dobbiamo approfondire ulteriormente e fare un'altra ipotesi. Magari qualcosa si è trovato nelle telecamere della linea 12. Ma perché decidere di non mettere? C'è qualcosa. Qui ho fatto un'ipotesi che può sembrare un po' complicata, ma è l'unico modo che ho trovato per dare una giustificazione. L'ipotesi è che sia stato fatto questo piccolo escamotage di raccontare di non aver preso quelle immagini della linea 12 quando in realtà sono state prese e analizzate per tutelare la privacy di terzi. Questa faccenda della privacy è importante, ovviamente. Ed è giusto che in modo nobile gli inquirenti ne tengano conto, cioè si fanno indagini, si mettono sotto controllo i telefoni, si guardano le telecamere, si perquisiscono auto, appartamenti, ma se viene autorizzata il giudice per autorizzazione, lo si fa in casi eccezionali per la causa di forza maggiore di dover trovare un colpevole per un crimine. E quindi quelle poche persone indagate si fa questa cosa, ma per gli altri no. Se quindi un pinco pallino che non c'entra niente viene ripreso da una telecamera, magari mentre fa qualcosa di compromettente, c'è un'attenzione, una correttezza di dire no, non facciamo vedere queste immagini, perché sennò danneggiamo questo pinco pallino che non c'entra niente, perché noi stiamo indagando su altre cose. Ora, per farvi un'ipotesi un po' più dettagliata, facciamo un esempio di fantasia, però usando dei nomi concreti, ma di fantasia a questo punto torna prepotentemente a Saturnino Farandola, che io uso sempre per questi esempi. Facciamo un esempio che Saturnino Farandola fosse dietro la chiesa di San Giovanni, dove finisce tra un attimo Liliana e dove tra un attimo arriva anche la linea 12, questo proprio autobus che vediamo nell'immagine, e viene inquadrato Saturnino dalla telecamera del 12. Saturnino non c'entra niente con Liliana, però è nella stessa inquadratura e magari si vede il signor Farandola che è intrattenuto in modo molto affettuoso con una bionda esplosiva. Il problema è che sua moglie Bruna, il solito vecchio problema delle mogli brune. A questo punto il problema qual è? Se la procura avesse fatto le cose più, diciamo, un po' standard, usuali, di dire abbiamo preso anche la linea 12, cosa succede dopo? Non basta scrivere abbiamo preso, bisogna mettere negli atti tutto il materiale che si è ottenuto e quindi bisogna mettere le registrazioni della linea 12 per darle alle parti, che hanno diritto di avere non solo gli atti scritti, ma anche i documenti, le registrazioni, tutto quello che è stato fatto, lo vogliono vedere anche le parti. Solo che a questo punto, poi il rischio, che è già accaduto varie volte, è che qualcuna di persone di queste varie parti lo dà alle televisioni, o lo fa circolare addirittura su internet, e tutti vedrebbero quelle immagini in cui all'inizio l'attenzione sarebbe per Liliana, che magari passa di lì e basta, ma poi si vedrebbe Saturnino Farandola con la bionda esplosiva. E magari qualcuno di Trieste capisce chi è questo Saturnino. Qua vi posso anche dire, immaginiamo che Saturnino sia una persona molto prominente a Trieste, ma in realtà non conta, la giustizia è uguale per tutti e quindi anche l'ultimo dei cittadini ha diritto di vedere la sua privacy tutelata. Quindi in questa ipotesi l'unico modo era di non dire di aver preso quelle immagini, perché solo così poi non metti le immagini negli atti, perché non ci sono, le hai prese. Se le hai prese invece e lo dici, a quel punto vogliono vedere le immagini integrali, quelle degli altri. Ecco, approfondiamo ulteriormente, perché le obiezioni come gli esami non finiscono mai. Uno potrebbe dire, vabbè, ma in questo caso
si può offuscare solo dove c'è Saturnino e lasciare che si possa vedere Liliana. Qui ho qualche dubbio, vi spiego. Innanzitutto non sono sicuro che avvocati e periti e consulenti delle varie parti sarebbero contente di vedere le immagini telecamera con dei bolli offuscati. Dicono, chi c'è dietro questa immagine offuscata? Noi vogliamo vedere tutto, come l'avete visto voi inquirenti, alla pari. E quindi magari non si può neanche oscurare, cioè mostrare solo parzialmente quello che è stato scoperto. Ma non ne sono sicuro. Comunque, anche se si potesse, creerebbe dubbi, nel senso che verrebbero alterati questi filmati di telecamere per offuscare non solo il viso di Saturnino, ma anche il suo vestito, perché chi lo conosce, magari la moglie, potrebbe riconoscere comunque il suo vestito, magari la sua macchina. Dobbiamo oscurare tutto. E a sto punto periti, avvocati, opinionisti direbbero, ma qui cos'è che si nasconde? Magari si nasconde qualcuno che è l'assassino, immaginando, sbagliando un coinvolgimento di Saturnino, che non conoscono, con Liliana. Ecco che quindi sarebbe tutta una serie di problemi. Invece idea, non diciamo di aver preso la linea 12. Quindi non abbiamo motivo di mettere negli atti quelle immagini che non abbiamo e non verranno mai divulgate. E si salva la privacy del signor Saturnino Farandola. Questa insomma è un'analisi un po' più complicata, ma è l'unico modo che ho trovato per giustificare questo fatto di una distrazione apparentemente assurda e giustificarla con il fatto che si voleva tutelare una terza parte e la sua privacy. È un'ipotesi, ma almeno così un po' funziona. Terminiamo in modo un po' nostalgico. Caro conosciuto, difatti sappiamo che è una citazione del passato che proviene da Fulvio Covalero. Usò quel titolo per un post di Facebook per rivolgersi all'assassino e attirò molto l'attenzione perché disse conosciuto invece che sconosciuto. E quindi in un'analisi un po' superficiale e ingenua uno dice ma allora conosce il nome dell'assassino. In realtà no, non lo conosceva. Lui voleva attirare l'attenzione e quel furbacchione di Fulvio ci è riuscito. E alcuni adesso lo sospettano anche per quel suo post misterioso. Ora io uso questo stesso titolo a effetto perché vorrei parlare un po' col colpevole. Ma dico la verità, più che parlare in modo specifico solo col colpevole di questo caso, lo faccio per i colpevoli dei futuri casi. Perché per me sarebbe bello che ci fosse un po' di utilità pratica in quello che diciamo, facciamo, soprattutto che io dico e faccio, oltre che analizzare cose che non interessano ovviamente agli inquirenti e non avranno un effetto pratico nei casi. Succederanno altri casi come quello di Liliana, anche se mai così complicati, assurdamente viziati dalla disinformazione. Cioè in pratica io vi ho già detto la mia ipotesi, guardando il corpo, ho visto le foto, l'autopsia, vabbè. Che cosa succede? Che è ovvio che nessuno ha voluto uccidere Liliana, non è stata uccisa con 30-50 coltellate, non gli hanno sparato in testa, non l'hanno neanche massacrata nel senso di colpi multipli, un singolo ceffone, probabilmente un mal rovescio dall'alto verso il basso e basta. Poi la fatalità, la sfortuna ci ha messo lo zampino, l'ha preso male magari sulla tempia, c'è anche una ferita sulla tempia, ha battuto la testa cadendo, cose di questo tipo, più che morire è svenuta secondo me. E poi difatti morirà per quella mezza asfissia dovuta ai sacchetti messi su perché colava sangue dal naso. Ma in pratica quello che vorrei qua sottolineare è che non voleva ucciderla. E oggi magari questo assassino ritiene molto ingiusto quello che sta accadendo, di venire braccato, di avere paura, perché non ha passato dei bei momenti in questi 2 anni. Però questa ingiustizia è relativa perché se l'è cercata lui e non tanto dandole quel colpo a Liliana, che anche se non è da incoraggiare un comportamento simile, rientra in natura umana. Non siamo perfetti, a volte abbiamo uno scatto di ira e può capitarci uno schiaffo, anche se non dovremmo farlo con le donne ovviamente. Ma fin lì non dico perdonarlo, ma ci sta che uno può essere una brava persona e una volta nella vita, a un momento in cui non vede più niente, vede rosso e dà uno schiaffo. Poi la sfortuna fa morire la persona, ma se avesse fatto la cosa giusta subito. Ed è questo il mio appello per il futuro, ovviamente, non si può tornare indietro nel tempo. Cioè, chiamato subito un'ambulanza, ammesso subito, magari arriva anche la polizia, che si è arrabbiato, mi è scappato uno schiaffo, mi dispiace. Le probabilità di finire in carcere per tanti anni erano zero. Lasciate stare che nelle leggi italiane scritto
c'è scritto che anche per un omicidio colposo si può essere puniti per 8 anni. Quello in teoria. Nella pratica non succede mai. Mai, 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 mai. In Italia no. In altri paesi, negli Stati Uniti soprattutto, valutano di più il danno che si causa. C'è stato un camionista che probabilmente si è addormentato al volante, il camion era pieno di cose pericolose, ha fatto una strage, gli hanno dato 200 ergastoli, anche se non l'ha fatto apposta. In Italia non si fa mai così. L'unico caso in cui anche una morte colposa viene punita severamente è quando poi ci si trasforma in criminali dopo. Lo si fa non volontariamente, ma si nasconde il cadavere, ci si inventano alibi, magari dà la colpa a qualcun altro. Tutte queste cose da criminali, a quel punto, se ti prendono, ti puniscono in modo molto severo. Ma ammettere tutto subito, comportarsi bene fin dall'inizio, dicendo la verità, non volevo uccidere, ho avuto un attimo di ira, così si può fare, si deve fare. Ora è chiaro che questo appello, che è un po' tardi per il caso di Liliana, vale per il futuro, perché ci saranno ancora uomini e a volte anche qualche donna magari che hanno un momento a dire, un singolo momento, che non vuol dire che siano le persone peggiori di questo mondo. Siamo umani, a volte è un grave quando questo accade, perdiamo il controllo per un attimo, ma dopo si può ancora rimediare, si può ancora migliorare la propria situazione anche a livello di... Io non sto parlando solo del fatto del generico appello, che sarebbe un po' velleitario francamente, di dire non uccidete la gente, fate i bravi in futuro, perché vabbè, uno può anche dirlo, ma gli assassini ci sono e continueranno a esserci. Io vi sto parlando di una cosa pratica, sto parlando ai futuri colpevoli in senso egoistico per loro. Ti conviene dire subito tutto, chiamare un'ambulanza, ammettere subito tutto, perché se tu non avevi la volontà di uccidere, diciamo che lo si capisce, perché se non gli hai dato 50 coltellate, non l'hai sparato, non l'hai picchiato per mezz'ora, si vede che non volevi ucciderla. E quindi non ci sarà una pena realmente detentiva per te. Ci sarà un processo, tutte queste belle cose, magari dovrai pagare un po' di danni, sei rimasta molto ferita o morta, ma in pratica non ci sarà questo concetto di dire passo il resto della vita in carcere. Bisognerebbe averla in testa questa idea. Perché è meglio anche per i potenziali colpevoli, per quelli che potremmo definire assassini per caso, che non volevano uccidere. Ovvio che questo appello non funzionerebbe invece per omicidi come quello di Pierina Paganelli, che era ampiamente premeditato, o come quello di Alice Neri, che ha beccato non mi ricordo più quante coltellate. Lì non si può dire ho avuto solo uno scatto di ira, perché hai esagerato un po' e non si può perdonare. Ma per omicidi quasi accidentali come quello di Liliana o come quello di Yara, al di là di tutte le pasticciate che hanno creato dopo per confondere le acque, tutto è iniziato da uno schiaffone e una caduta all'indietro che ha battuto la nuca per terra, nient'altro che questo. Per me dovete tenerlo a mente, voi che ancora non avete ucciso nessuno per caso, perché su tanti che ascoltano questi miei video a qualcuno di voi statisticamente capiterà. Io spero che ve lo ricordiate, perché è meglio anche per voi. Perché non è facile poi restare a nascondersi, non sempre ci si riesce, per anni. E credo che non si passa bene la vita in questo periodo, francamente. Oltretutto, considerate che almeno nel caso di Liliana è sicuramente vero, potreste veramente salvare questa persona. Perché Liliana non era morta dopo quello schiaffo, e non lo era neanche Yara. C'è quindi un motivo in più per fare la cosa giusta e confessare tutto. Perché se tu non sei un assassino, non ti devi comportare come un assassino.